Qualcuno mi diede una spinta fatale. Cominciò a scivolare a una velocità vertiginosa, giù per un toboga vertiginoso. Accelerato matematicamente, interplanetariamente, inclinato a 45 gradi con la sensazione di essermi trasformato in una di quelle viti che si staccano dalle stelle e che precipitano milioni di giri al secondo. Tutto vortice, giri, zitti, grida, frecciate, stomaco rovesciato, ora di molla, gloria, sospensione, timore. Mi schianto, ma non arrivavo mai in fondo alla mia caduta. Ogni volta mi sentivo sempre più sfrenato, toboga dentro il toboga. Giri di trottola di ennesima grandezza. Abbassamento di colonna di termometro. Un freddo di milioni di stelle mi perforava la punta del naso. La gravitazione era così eccessiva che mi mise a ridere. Forza, forza! Mi urlava la folla sempre più infuriata. I secoli erano secondi in quel toboga rigato come un Bowser. Disperavo ormai di trovare riposo quando si produsse una terribile esplosione. Il pianeta Saturno era scoppiato in un tram pieno di bambini. Sentii di colpo il languore equatoriale, un manto di ermellino adagiato amorosamente sulle mie spalle, un placarsi di tutte le mie viscere fino ad allora col pelo ritto. Una sonnolenza, una mano, un'ala che mi si posava sulla fronte e una voce antica che diceva: ora puoi morire.